Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati alla nuova puntata di Voglia di Spezia. Dopo il pareggio interno contro il Venezia e a pochi giorni dalla sfida di Novara contro la squadra dell'ex Mimmo Di Carlo, ben ritrovata Emanuela. Buonasera Gianluca e buonasera ai nostri telespettatori. Ben ritrovato e stasera gli va bene, poi scopriremo anche il perché, a Enrico Lazzari. Ciao Enrico. Mi va sempre bene tutto. Perché abbiamo con noi il tuo giocatore preferito dello Spezia. Lo hai detto in diretta, non ti puoi più smentire, lo hai detto qualche mese fa. E allora ti abbiamo fatto una sorpresa, grazie anche allo staff dell'ufficio stampa dello Spezia Calcio, questa sera. Ah, mi avete fatto la sorpresa. Certo. Perché questa sera abbiamo come ospite il giocatore dello Spezia, Francesco Forte. E poi abbiamo Maurizio Sergi, il presidente del Conservatorio di Spezia, che è un grande tifoso delle Aquile. Non posso consegnargli il violino come ho fatto con... hai consegnato a Gilardino un violino, eh? Quindi, sì. Era uno Stradivari, no? No, non era ecco. Un po' così. Francesco, ringrazio, responsabilità, eh? Ringrazio per la fiducia Enrico e... sarà a me ripagarlo, insomma. Benissimo. E come sempre potete intervenire da casa, potete mandare un sms al 331 70 70 002 oppure una mail a diretta @teleliguriasud.it oppure scrivere nel nostro gruppo Voglia di Spezia su Facebook. E allora Enrico, facciamo un passo indietro. Pareggio con il Venezia, male nel primo tempo, Spezia sotto, poi il pareggio e il ritorno al gol di Granocce e lo Spezia che nel finale poteva anche portare a casa l'intera posta. Fatto sta che arriva un pareggio che comunque dà continuità ad una classifica molto corta con 8 squadre in 4 punti. Sì, come si suol dire, l'abbiamo detto tante volte, in questo campionato è importantissimo muovere la classifica. E lo Spezia, diciamo, a parte quelle paio di battute d'arresto in un periodo peraltro piuttosto lungo, per il resto al massimo ha pareggiato, cioè al minimo ha pareggiato, poi ci sono state anche qualche vittoria importante, anche fuori casa, le due vittorie con Provercelli e a Chiavari, poi il picco che sempre fa il suo, ovviamente. C'è stata la partita col Palermo, non facile, e questa col Venezia che è partita male, perché se andiamo a vedere dopo un minuto, quando subisci gol dopo un minuto in casa e affronti una squadra che come lo Spezia, dobbiamo dire, prende pochi gol, e poi non è facile perché innanzitutto sai bene di giocare contro una squadra che comunque ha potenzialità per controllarti bene, e poi non affronti la partita ovviamente nel migliore dei modi, perché... al di là dell'errore del singolo, che poi forse la sua di partita ha condizionato, perché probabilmente Marilungo dopo questo errore insomma ha giocato condizionato, al di là che poi l'allenatore l'abbia preso di mira in maniera particolare, visto che dopo 38 minuti ha deciso di levarlo, e non è una cosa usuale, però insomma d'altronde quando non fai la prestazione l'allenatore può anche fare questo tipo di scelte. Nel primo tempo non era l'unico ad aver fatto una brutta partita, perché credo che tutto il reparto offensivo, diciamo, quindi ci metto anche Palladino e anche lo stesso Granocce, probabilmente non hanno fatto né il solito lavoro di copertura, né sono riusciti a fare il solito lavoro che normalmente allo Spezia, specie in casa, riesce, cioè quello di rendersi più pericolosi. Insomma, lo Spezia ha creato, è vero, quella grossa occasione con Palladino, in realtà... l'invenzione di Mora sulla fascia, poi questo cross al centro con l'errore di Palladino, possiamo chiamare l'errore perché insomma è vero che la palla lì si alza, però la controlla col sinistro, quindi avrebbe dovuto probabilmente calciare meglio, però al di là di questo nel corso poi del primo tempo non ci sono state quelle occasioni da gol da giustificare un possibile pareggio, anzi Il Venezia poteva far male in ripartenza, c'è stata quella grossa parata di Gennaro sul colpo di testa, e il Venezia soprattutto ha dato l'impressione di entrare troppo facilmente nella metà campo dello Spezia, cosa che normalmente non succede, perché se guardiamo le altre partite, sia in casa che fuori, lo Spezia lì sta molto più attento. Perché? Perché si comincia a difendere molto bene dagli attaccanti. Qualcosa che non andava c'era. Il mister prova a cambiare un po' le carte in tavola, addirittura allarga Mora dalla parte opposta, lo porta da sinistra a destra, fa quasi un 4-4-2 per cercare di fermare questo,
questo Venezia che ripartiva. Ci riesce fino a un certo punto, fortunatamente il risultato resta comunque sull'1-0, nel secondo tempo si entra in campo con un piglio diverso. Mastinu certamente dà qualcosa in più che per dar la carica alla squadra, sia dal punto di vista della voglia, della determinazione che ci mette, ma anche dal punto di vista della pericolosità, perché sono suoi i tiri più pericolosi. Su un suo tiro scaturisce il calcio d'angolo del pareggio. È vero, c'è un'uscita sbagliata di Audero, però è stata anche un po', insomma, fortuna. La palla capita dalle parti di Granoce, che finalmente si risblocca, come sappiamo, per gli attaccanti. Poi ne parleremo anche con Francesco. Per gli attaccanti il gol è tutto, quindi questo probabilmente, anzi speriamo, sia una marcia in più per lo stesso Granoce. E poi c'è quell'occasione che ci spiegherà Francesco tra poco, il calcio di rigore, che è vero, c'erano altre due situazioni, il Mani in area di rigore, un'altra situazione nel finale, però credo che il suo fosse uno di quegli interventi che normalmente, visto anche ieri sera abbiamo visto, no? Chi l'ha vista, Real Madrid PSG, insomma rigore dato contro, il rigore dato al Real onestamente è stato veramente leggero come tocco rispetto a quello che ha subito lui, cioè, lui è stato quasi ucciso in area di rigore rispetto, insomma, a quel rigore lì. Quindi direi che ci poteva stare anche il gol della vittoria. In realtà nel secondo tempo il Venezia, secondo me, fa solo una grande occasione, quella dell'uscita sbagliata di Gennaro, lo possiamo dire, e poi per il resto, insomma, lo Spezia che forse se vinceva non rubava nulla, però il pareggio poi lo possiamo prendere come risultato che può essere anche giusto alla fine. Maurizio, un tempo per uno, pareggio giusto al di là degli episodi? Sì, l'analisi di Enrico, come sempre, è... ti ringrazio. Dire così, ti ringrazio. Credo che siamo tutti d'accordo. Dai, grazie, avvocato. Sai che lui si offende anche quando gli fai i complimenti. Ma poi si offende. Mi offendo sempre. Sono con educazione. No, ecco, diciamo, da parte scherzo, sì, è stato il pareggio è giusto. Potevamo anche vincere, perché effettivamente nel secondo tempo, grazie agli innesti che ci sono stati, fra cui quello di Forte, che ha dato impresso veramente una svolta alla partita, insieme a Mastinu, ma quanto cosa devo guardare, perché non è accesa la lì, luce. È questa la tua. No, non è accesa la luce. Vai, vai, vai. Ecco, quindi diciamo che il primo tempo è stata una partita abbastanza brutta, devo dire, e abbiamo avuto pochissime occasioni per segnare. Noi abbiamo fatto quell'errore con Marilungo che veniva ricordato prima, e non siamo riusciti a sbloccare. Devo dire che invece, grazie ai cambi, quindi bisogna dare anche merito all'allenatore, c'è stata questa svolta, questo cambio di passo, soprattutto con Mastinu, che ha dato delle accelerate, ha effettuato un tiro molto importante che è finito sul palo, ha smistato molti passaggi, e poi anche al dinamismo di Forte, che è riuscito anche in occasione del gol, perché prima veniva ricordato l'occasione del gol di Granoce, ma un gran merito è stato suo, oltre al fatto che aveva procurato in qualche modo un rigore che non è stato assegnato. Quindi diciamo un brutto primo tempo, un discreto secondo tempo, il pareggio giusto, si poteva forse anche con un pizzico di fortuna ottenere la vittoria. Francesco Forte, rigore sì, rigore no, sinceramente ora a una settimana di distanza? Ma rigore penso netto. Quindi assolutamente sì. A me, più quello su di te o quello di Chiavari sulla mantia? Quello di Chiavari, ecco, ora non me lo ricordo, però insomma quello di sabato col Venezia penso sia netto. Come è stato giustificato dal direttore di gara quando nel dopo gara? No, io ho provato a parlarci, a chiedergli come mai non avesse fischiato rigore e cosa aveva visto, più o meno se ha pensato che io avessi simulato, non lo so, però non mi ha risposto, e quindi quando non risponde in genere l'arbitro sa che è nel torto, secondo me. Non quindi... sa cosa dire, quando non risponde non sa cosa dire. Perché in genere rispondono, no? Gli arbitri comunque danno sempre delle spiegazioni, lì non ha dato spiegazioni, quindi presumo che abbia capito, insomma. Che cosa ha sentito? Cioè, se è stato toccato da dietro? Cosa... Sì, io sono arrivato nettamente prima sul pallone e ho sentito il difensore che rinviava, ma già avevo percepito prima di arrivare sulla palla che sarei arrivato prima, e quindi il difensore avrebbe preso me senza possibilità proprio di prendere la palla. Ha preso pienamente il mio piede, ma la palla era già passata.
Ecco Francesco, dopo un primo tempo non positivo, cosa vi ha detto Gallo negli spogliatoi, in vista anche di un secondo tempo comunque abbastanza positivo, sotto tantissimi punti di vista, al di là dei cambi che comunque possono aver inciso? Ma come diceva Enrico prima, la partita si è messa male all'inizio, siamo stati bravi poi a recuperarla, è chiaro che il calcio è fatto di episodi quando la partita si complica, soprattutto in casa. È un momento insomma particolare, siamo stati molto bravi a recuperarla, nel secondo tempo c'era anche dei ritmi diversi rispetto al primo, le squadre si erano allungate, i ritmi erano più lenti, poi abbiamo avuto la bravura e il merito di trovare il pareggio e secondo me ci andava anche stretto, perché per quello che si è visto potevamo anche portare a casa la vittoria. Enrico, intanto che prepari il sondaggio, c'è la foto del rigore? Sì, ho preparato una foto che vede bene, che fa vedere bene la situazione. Come vediamo, l'arbitro è molto distante dall'azione, lo vedete là in fondo, e vede l'azione dalle spalle di Domizzi. Sì, sì. Quindi non vede bene il tocco, è molto distante, l'avevo già notato durante tutta la gara, spesso e volentieri era molto distante, era coperto. In questi casi dovrebbe essere l'assistente di linea a segnalare al direttore di gara che c'è un intervento da rigore, ma come sappiamo a volte gli assistenti di linea non si prendono queste responsabilità, vero. Almeno in questa categoria, magari in categorie superiori sì. Adesso c'è il VAR in Serie A, ovviamente questo episodio sarebbe stato segnalato dal VAR, che avrebbe visto le immagini di due o tre telecamere e l'arbitro avrebbe a quel punto visto che l'intervento era sull'uomo e non sulla palla, lui anticipa nettamente Domizzi, non ci sono dubbi, avrebbe dato il calcio di rigore. Andiamo con un messaggio da casa. Sì, Bruno ci scrive: ma non è un problema che il Venezia arrivava facilmente nella nostra area, il centrocampo è lento a carburare e ci hanno punito proprio per questo. Vorrei sapere da voi. Maurizio. Sì, ha ragione, nel primo tempo io ho avuto anche io questa sensazione, nel senso che a differenza di altre occasioni, altre partite in cui lo Spezia ha difeso molto bene, grazie anche e soprattutto credo al lavoro molto importante di Bolzoni, che si è scoperto un mediano. Lo Spezia ha sempre avuto nella difesa un punto molto forte, invece soprattutto nel primo tempo con il Venezia li ho visti molto in difficoltà, e anche in occasione del gol è vero che c'è stato l'errore di Marilungo, però l'attaccante è potuto arrivare nell'area con una certa facilità ed è una cosa abbastanza inconsueta per la difesa dello Spezia, quindi sono d'accordo con lo spettatore che ha notato questa leggerezza nel corso del primo tempo dal punto di vista difensivo. Beh, sul gol c'era un 2 contro 2 che era difficile da... È stato bravo anche, secondo me, Pinato a portarsi bene la palla sul sinistro. No. Quando sbagli la palla lì è una palla sanguinosa. Lì ci sta, insomma, che ci sia... in effetti poi è quello che ho detto già prima sul discorso anche difensivo, secondo me, di tutta la squadra che è mancato nel primo tempo, ma quando pensi probabilmente a buttarti subito all'attacco a recuperare il risultato, forse mentalmente rimani un po' poco concentrato su quello che deve essere la fase difensiva, dici devo subito andare a recuperare, e lì secondo me la squadra si è disunita proprio per questo motivo. Leggiamo un altro messaggio, Roberto scrive: Francesco, se fosse stata una simulazione avrebbe dovuto ammonirti l'arbitro, siccome non la era, scelto il male peggiore non assegnandocelo. Sì. Non avendo visto cosa è successo. Beh, sono d'accordo, perché anche io ho pensato subito, ho detto l'arbitro verrà a ammonirmi, invece ho visto proprio che era lontano, ho visto il guardaline che ha fatto finta di niente, quindi effettivamente a quel punto... mi doveva almeno ammonire. Ecco Francesco, obiettivo raggiungere i 50 punti, ma vediamo la classifica, ci sono 8 squadre in 4 punti, è una classifica ben delineata. Iniziate a parlare anche tra di voi di obiettivo playoff da raggiungere, anche addirittura un quarto posto che non è lontanissimo, sono tutte lì le squadre, 3 rimarranno fuori, 5 con... grandi probabilità saranno quelle ad entrare dentro i playoff. Beh sì, l'obiettivo dei 50 punti è l'obiettivo stagionale che ci siamo prefissati, però è chiaro che noi facciamo
i nostri prospetti partita dopo partita, pensiamo prima di tutto a quella che è la gara di sabato col Novara e da quella partita lì poi ripartire e partire ogni settimana giorno dopo giorno con il lavoro settimanale per vedere insomma quello che viene fuori, però l'obiettivo è sempre quello più vicino, quindi in questo caso l'obiettivo più vicino è Novara e nelle spogliatoie pensiamo al Novara. Va bene, una risposta politica, diciamo così. Ok, abbiamo capito che comunque anche... Pensiamo a Novara. Non si scherza, ecco. Enrico, il sondaggio questa volta chi ha premiato? Gallo? Comunque, insomma, per difesa del centrocampo c'è stato un voto più che sufficiente rispetto a tutta la gara, un po' diciamo sufficiente per l'attacco e più che sufficiente per l'allenatore. Diciamo che è stata una partita tra il 6 e il 6 e mezzo, no? come abbiamo detto prima, evidentemente facendo la media tra un primo tempo più positivo e un secondo tempo sicuramente meno positivo, quindi anche queste valutazioni sui reparti, sull'allenatore, credo. L'allenatore devo dire che è stato coraggioso, perché non sono tanti gli allenatori che nel primo tempo sostituiscono un giocatore. E teniamo conto che poi c'è una cosa importante da dire dal punto di vista psicologico per il giocatore. D'accordo, però c'è una cosa da sottolineare, che Marilungo aveva fatto male a Carpi, si era preso la strigliata, ha fatto molto bene a Chiavari. Poi probabilmente ricade in certi... Ma non è che adesso bisogna prendersela con Marilungo o con... Cioè, il calcio è fatto... Cioè, la squadra è fatta da 25 elementi, quanti sono? 27. Quindi ognuno è importante, credo, no? Quindi ognuno deve guardare al meglio per la squadra. Quindi se un allenatore vede che un giocatore in quel momento non dà quello che dovrebbe per una squadra, credo che sia giusto che faccia anche questo tipo di valutazione. Lo stesso Marilungo, correggimi se sbaglio, Francesca ha chiesto scusa, insomma, no? Anche come l'ha presa? Come l'ha presa e martedì come... Cioè, tutto risolto, sì? No, assolutamente, ci mancherebbe. Quelle sono scelte che fa il mister, Guido è un ragazzo intelligente, ha accettato, è normale che lì per lì sei ancora nel clima partita, quindi non so neanche cosa sia successo, ma dopo negli spogliatoi già... Finita la partita si è cancellato tutto, si è ripartiti da zero, perché comunque sia finita la partita si apre un altro capitolo, come dicevo prima, e si ripensa a quella successiva. Ecco Francesco, Gilardino, sì. Granocce, Marilungo, ora anche Palladino, che non è detto che sia un trequartista. A gennaio hai mai pensato di dire ma chi me lo fa fare di star qui e giocarmi il posto con questi giocatori? Magari ci può essere qualche altra squadra che mi assicuri il posto da titolare in una bassa Serie B. Ma nella mia indole non c'è di pensare questa cosa qui, c'è di pensare a crescere, a migliorare e vedere questa concorrenza come stimolo. Quindi il mio pensiero è sempre stato quello di rimanere, perché sono in una società importante di Serie B, forse una tra le tre più importanti. E quindi nel mio pensiero era quello di impormi qui, cercare di ritagliarmi lo spazio che riuscivo a fare da qui alla fine, e quindi per me è solo uno stimolo in più. È chiaro che io ho tanto da imparare da questi giocatori che hai appena nominato, e per me è anche un orgoglio fare parte di questa squadra. È vero che eri già stato contattato, diciamo così, nella scorsa stagione dallo Spezia, già a metà della scorsa stagione? Poi sei andato a Perugia, quindi c'era già un feeling che si era creato? Sì, è vero. Io ero molto vicino a venire qui, poi purtroppo perché mi sono trovato molto bene, quindi sarei venuto volentieri con 6 mesi di anticipo per imparare e conoscere l'ambiente. Sarebbero stati 6 mesi guadagnati. E sono arrivato a luglio, però io ero molto vicino a gennaio perché stavo alla Lucchese, no? Come sappiamo, e quindi da lì... Tutti sono perfetti. No, perché c'è la rivalità tra Spezia e Lucchese, e quindi insomma, quando sapevo. Qualcuno viene alla Lucchese, perché ho fatto la battuta sì, un po'. Sì, no, non lo sapevo, però... Tutte le squadre toscane, tutti ne una...
Certo, tu dine certo. Una vanno tutte bene, cioè, non che è che ci sta simpatico nessuno a noi. E alla fine degli anni Ottanta una sconfitta a Lucca pregiudicò la possibilità allo Spezia di allora di guadagnarsi la Serie B dopo tantissimi anni. Te lo diciamo stasera. Loro erano salvi, tranquilli, hanno vinto lo stesso con cattiveria. Sì. Okay, vabbè, non la ricordo. Però c'è una domanda, io penso scomoda, quindi giocatela bene Francesco, ma diciamo che la battuta di Maurizio Sergi ti ha agevolato il compito. È proprio a tema, perché Michele ti chiede, vorrei sapere da Francesco che differenze ha trovato tra il pubblico dello Spezia e quelli di Pisa e Lucchese. Ma il pubblico dello Spezia non sono io che devo stare qui a elogiarlo, perché basta vedere le partite in casa e basta vedere i nostri risultati che abbiamo fatto in casa, e da lì è facile arrivare a una conclusione. Il picco penso che nella mia carriera, ancora breve, è uno degli stadi più caldi in cui ho giocato, non solo per la mia squadra ma proprio in generale a livello di Serie B. Uno stadio come il Picco, io faccio l'esempio di sabato con il Venezia, quando abbiamo segnato, dopo che lo speaker ha annunciato, ancora c'ho questo ricordo della partita, quando lo speaker ha annunciato il gol, ha fatto partire il coro e tutto lo stadio ha iniziato a cantare, siamo andati subito su di giri tutti quanti, e questo è molto importante. Quindi dico che sicuramente nella mia breve esperienza, ripeto, Spezia penso sia una delle piazze più calde. Quindi che ho visto. Non ci sono paragoni, la tua risposta è questa? Beh, ad oggi no. Cioè, quello che ho provato, ripeto, quello che ho provato in queste partite. Più Pisa che Lucca, ci mancherebbe poco. Sì, poi a Pisa ero anche ragazzo, quindi era la mia prima esperienza, però qui è tutta un'altra storia. Allora, cosa ci dicono? Va bene. C'è un messaggio che dice: fai vedere di più il fisico alle donne della curva e siamo tutti più contenti. Addirittura, pensa un po', ma qui i messaggi si sprecano. Ricordando quella volta in cui si levò la maglia. Ah, ecco. Tanto Maurizio ricordava. Io non mi ricordo. Qual è stato il gol più bello che ha fatto quest'anno dei tre? Sì, li ho rivisti, venendo qua sapendo qual che è stato il gol più bello? Secondo me, paradossalmente, è stato quello con la Provercelli. Paradossalmente perché ha segnato col destro, lui che è un mancino, ci ho fatto casa questa cosa, cioè lui ha fatto il gol col Perugia, molto bello, l'abbiamo visto quando c'è stato un piccolo errore della difesa, lui da buon ex si è allungato la palla e poi col sinistro ha fatto quel bellissimo tiro. Quanto hai gioito per quel gol col Perugia in virtù dello scorso anno, diciamo così a Perugia? Sì, è normale, vabbè, quando segno, a prescindere dalla squadra contro cui segno, è sempre una grande gioia. Con il Perugia nulla in particolare, perché comunque sono stato bene, mi hanno trattato bene, era la mia prima esperienza in B, no? Quindi devo essere riconoscente anche verso di loro. Va bene, Mauri, dicevi. E poi col Perugia è riuscito, ha praticamente segnato il 3-1 se non ricordo male, e quindi ha chiuso la partita, perché poco prima il Perugia aveva, dopo il 2-0, 2-1, poi aveva rischiato in qualche modo di fare il 2-2, quindi è stato il gol liberatorio. Poi è stato bellissimo quello sotto la curva di sinistro, col Pescara, che anche quello è stato un gol, forse l'ultimo, il 4-0, è stato molto bello, e poi appunto è venuto fuori questo gol di destro a Vercelli, anche lì un gol importante perché ha chiuso la partita. Quindi tre gol, uno più bello dell'altro. Grazie. L'ultimo è il più bello. Il tuo compagno ideale d'attacco, dei tanti attaccanti che abbiamo, per valorizzare le tue qualità, dovendone scegliere uno? Ma uno penso sia riduttivo, però in questo caso veramente non me la sento, perché sono tutti grandi, grandi giocatori, sarebbe veramente troppo un peccato. E allora ti faccio un'altra domanda: che cosa, tra virgolette, ma in senso buono, ruberesti a Granoce, e invece che cosa ruberesti a Gilardino per completarti come attaccante? Ma da attaccante rispondo a Granoce il colpo di testa e a Gilardino il tempo dell'attacco sul primo palo. Benissimo. Bravissimo, risposta perfetta. E posso dire anche una cosa: che ha fatto bene a rimanere qui, perché lui ha delle caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri attaccanti, sia Marilungo, sia Gilardino, sia Granoce, e sia adesso anche a Palladino, che è più un trequartista. Quindi ha fatto benissimo, proprio perché ha delle caratteristiche molto particolari, diverse dagli altri attaccanti. Enrico, una domanda per Francesco Forte. Ma Francesco, chiaramente volevo chiedere, visto che è ancora dell'Inter, no? Cioè, cosa si prova sempre a essere, quindi, a rimanere attaccati a una squadra così importante, no?
però non essere mai vicini a tornare veramente a giocare in prima squadra, perché poi uno, quando è ancora legato ovviamente a livello contrattuale a una squadra così importante, spera di riuscire a esplodere in maniera tale da tornare, insomma, anche se tu ovviamente magari in prima squadra non ci hai mai giocato, però è proprio una questione di mentalità, ovviamente, per tutti voi che siete ancora giocatori appartenenti a squadre, cioè la mentalità di provare a ritornare una volta, insomma, alla squadra più importante, no? Ma sì. Anche se sapete che non è facile, ovviamente. Sì, sì, sicuramente da quando ho iniziato il percorso con l'Inter sono stati subito chiari nei miei confronti, anche io avevo le idee molto chiare, nel senso che all'Inter penso ci siano due tipi di giovani su cui puntano, quelli pronti, che come Balotelli, come questi ragazzi qua che hanno un talento naturale incredibile e quindi sono già pronti per giocare in una grande squadra. Media, che non mandano in prestito, esatto. E tengono direttamente. E poi c'è la seconda categoria di ragazzi su cui investono, ce ne sono tantissimi in Italia, che reputano giocatori probabili che un giorno, un domani, a seconda delle esperienze che fanno, possono tornare utili alla squadra o altrimenti possono essere delle pedine di scambio per guadagnare. Io so che con loro c'è sempre stato un rapporto di stima nei miei confronti, ma perché proprio avevano un progetto basato appunto sulle mie esperienze per vedere quanto io potessi crescere. Ora, poi dopo... Cioè, legato fino al 2020? Fino al 2020. Ogni anno poi è chiaro che cambiando sempre piazza non è facile, soprattutto per un attaccante non è facile confermarsi sempre, cambiare, fare bene ovunque, perché ci sono delle dinamiche, c'è lo spogliatoio, c'è la piazza, e quindi non nascondo che ho trovato delle difficoltà a girare così, quindi mi piacerebbe impormi in un posto. E poi è chiaro che la mia volontà si deve anche incontrare con quelle degli interessi della società. Un telespettatore ci scrive: a Novara sarà molto dura, conosciamo bene il mister. E poi dice di Francesco: un giocatore umile e in crescita. Grazie. Sì, sì, a Novara è una partita difficilissima, come tutte quelle di Serie B, però è chiaro che noi andremo lì con il coltello tra i denti, come sempre, e dobbiamo cercare di muovere la classifica, come giustamente diceva Enrico prima. In attesa di andare a vedere il Novara, Enrico ce l'ha pronto, Maurizio, Novara di Di Carlo, che va a vincere a Cittadella, prima partita davvero esordio importante per mister Di Carlo, una squadra che era in difficoltà e si è ripresa subito. Sì, la squadra che si è ripresa, però ha avuto delle partite molto altalenanti, perché poi aveva perso in casa, adesso non mi ricordo bene l'evoluzione, però è a diversi punti meno di noi, mi pare 5 punti in meno, quindi può essere anche il fatto che è stato acquistato questo Puskas, mi pare che si chiami, che viene dal Benevento in Serie A, che ha fatto una tripletta e che quindi possa aver aiutato la squadra. Mi sembra ancora troppo presto per vedere i risultati che Di Carlo potrà conseguire, per cui io penso che, pur essendo una buona squadra, noi abbiamo tutte le possibilità per giocarci anche la vittoria. E allora, Enrico, andiamo a vedere il Novara di mister Di Carlo, che ha sposato il progetto Novara dopo aver aspettato la chiamata dalla Serie A che non è arrivata, poi si è rimesso in gioco da Novara, un campo non semplice per la storia delle Aquile. Ma innanzitutto la partita di Cittadella non che fosse scontata assolutamente, però si incontrano due squadre che l'una gioca meglio fuori casa, il Cittadella, nettamente direi. La squadra che ha fatto più punti in assoluto. Con il Novara è la terza sconfitta consecutiva in casa del Cittadella, e questo insomma qualcosa vuol dire. E il Novara invece aveva già vinto 4 partite, se non erro, o ha vinto la quarta, adesso non vorrei sbagliarmi, però insomma ha vinto la quarta fuori casa, quindi vuol dire che insomma il Novara, che spesso anche lo stesso Novara qualche partita in casa l'ha fallita, sono due squadre probabilmente che si sono trovate nel giorno giusto, in cui entrambe facevano quello che normalmente fanno, giocare l'una meglio peggio in casa e l'altra meglio fuori casa, quindi è venuta fuori una partita in cui il Novara ha sfruttato quello che il Cittadella in casa ti concede, perché in Cittadella in casa si butta in avanti e ti concede contropiedi incredibili.
poteva già chiuderla prima, secondo me, il Novara, la partita. Il discorso Puskas, Puskas che peraltro è dell'Inter anche lui, come Francesco, anche lui è un giocatore che in primavera aveva fatto benissimo, poi è altalenante, l'anno scorso ci fece male a noi nei play-off, no? Però poi per il resto del campionato praticamente fu decisivo per la Serie A del Benevento, ma in realtà durante il campionato giocò pochissimo. Quest'anno è ripartito da Benevento, ha fatto anche un gol in Serie A, 13 presenze, ma non ha convinto pienamente per la Serie A e sta riprovando la Serie B, non è mai facile, insomma. Però devo dire che è un ragazzo interessante, forse i tre gol, almeno un paio, sono colpa specifica della difesa del Cittadella, però quando si fa tre gol, insomma, tanto di cappello, anche perché aveva già segnato la partita precedente, quindi è un giocatore che sta facendo bene. Non è velocissimo, secondo me, non ha la velocità di base, quindi non è un giocatore veloce, ma in area di rigore è molto, diciamo, abile. Molto abile nella rapina, nel colpo di testa, ci fece male anche l'anno scorso, ce lo ricordiamo, proprio su uno di questi fondamentali. Vero, Enrico, andiamo a vedere la formazione. 3-5-2. Ho introdotto Puskas per introdurre la formazione del Novara e per dire che probabilmente là davanti giocherà ancora una volta con Sansone. Sono due giocatori, Sansone magari è un po' più rapido, anche se finora non ha fatto tantissimo quest'anno, devo dire, nel Novara. Il Novara ha avuto difficoltà nel reparto offensivo e ha avuto difficoltà proprio sul proprio campo, non riuscendo spesso e volentieri a trovare il bandolo alla matassa. Di Carlo riparte da un 3-5-2, credo che lo mantenga, non credo che ricambi nel giro di una partita, anche perché quando arrivi, insomma, cerchi di mettere un modulo che pensi sia più adatto in quel momento lì alla squadra. E quindi devo dire che probabilmente rigiocherà così. Squadra che vince spesso e volentieri non si cambia, potrebbe essere questo un po' anche il motivo per cui la squadra che propongo è quella che ha giocato a Cittadella, visto che non ci sono squalificati e tutti dovrebbero stare bene, però non si sa mai che magari il mister abbia visto qualcuno poi in settimana fare meglio. Ricordiamoci che c'è un ex anche a Novara che è Sciaudone, che ultimamente però non sta giocando, quindi a centrocampo, come vedete, ho messo Casarini e Moscati con Ronaldo, sono questi che stanno giocando in questo momento, i tre che giocano a centrocampo. Gli esterni del centrocampo a 5, i quinti sono Dijkman da una parte e Calderoni dall'altra. Per quanto riguarda la difesa, Mantovani, Chiosa e Golubovic sono i tre che giocano davanti a Montipò, davanti appunto Puskas con Sansone. Questa dovrebbe essere la squadra del Novara. Spezia, che si è allenato anche questa settimana in gran parte sul sintetico, perché si rivà a giocare di nuovo su un altro sintetico. Non lo voglio dire, ma lo dico, le ultime due vittorie fuori casa sono state sul sintetico, a Vercelli e a Chiavari. Quindi, però, no, lo dico. Le uniche vittorie in trasferta. Le uniche, ma anche le ultime tre sui terreni sintetico. Quindi, dato statistico. A Cesena lo Spezia aveva perso, era un altro sintetico, più brutto però, brutto, quello di Cesena era brutto. Noi giochiamo bene sui sintetici belli. Maurizio, sintetico, via, si punta sul fattore, anche perché il Picco fattore sintetico. Il Picco pochi anni fa aveva il sintetico, ha cambiato diversi sistemi. Il Picco aveva il sintetico di Novara, più o meno, però adesso chiaramente credo che sia il campo ideale, il campo migliore che sintetico esista, misto, insomma. Francesco, una casualità quella che dice Enrico, oppure no? Intanto prepariamo lo Spezia. No, io più che altro ho detto come cabala. Sì, sì, certo, è chiaro. No, beh, fuori casa è normale che è importante far risultato. Ora le vittorie di Vercelli e Chiavari è chiaro che ci fanno ben sperare, ma al di là del terreno di gioco, proprio a prescindere, per un cambio di rotta che vogliamo dare alle partite fuori casa, perché è chiaro che diventa anche molto importante in questo girone di ritorno migliorare i risultati fuori casa. E in commento alla tua formazione, Enrico, Bruno scrive 3-5-2, occhio al centrocampo. Maurizio, con Mora però è cambiata la storia lì in mezzo. Sì, è cambiata tantissimo.
nel nostro, cioè il mercato di gennaio è stato veramente molto importante. Ha dato maggiore spessore alla squadra, perché è vero che bisogna puntare sui giovani, è vero che i giovani sono importanti, però avere la possibilità anche di farli rifiatare un attimo, di avere alle spalle dei giocatori più esperti, può essere anche per i giovani un elemento importante. Quindi la squadra è stata modificata, sono stati secondo me azzeccati bene tutti i cambi, questo Mora si è subito inserito perfettamente nella squadra, sembra che ci sia da luglio, tanto sta facendo bene, quindi diciamo che siamo, dal mio punto di vista, sono stati degli innesti tutti importanti che faranno crescere i giovani, perché poi vediamo che per esempio Forte, per parlare di lui, che insomma qui vicino non ha avuto particolari problemi, ha avuto spazio e quindi penso sia stato un'ottima campagna acquisti quella di gennaio. Francesco, lo Spezia che faceva fatica in trasferta allo Spezia che comunque sta avendo costanza anche nel rendimento esterno, nel DNA delle squadre comunque far valere il fattore campo, soprattutto il picco stiamo parlando, ma è cambiato qualcosa nella mentalità e se è cambiato qualcosa, che cosa? Ma io penso che ci siamo accorti che i risultati fuori casa non andavano e quindi abbiamo alzato l'asticella della concentrazione, essenzialmente era quello il limite, se vogliamo chiamarlo così, ma poi è chiaro che il calcio è anche fatto di episodi, ci hanno visto anche molte volte sfortunati fuori casa, abbiamo perso delle partite oppure non abbiamo portato a casa punti, per esempio Cremona, proprio per casualità, quindi il calcio c'è anche questo fattore qui. Però devo dire che ultimamente entriamo in campo sia in casa che fuori con la stessa mentalità, con la stessa cattiveria e dobbiamo continuare così. Enrico, Forte in campo con Novara nella tua probabile formazione oppure no? No, ma non è detto perché io non sono l'allenatore. Come sapete io ipotizzo, no? Diciamo tante volte, qualche volta le indovino, altre volte no. Quindi... E lui spera che tu non abbia indovinato questa volta, naturalmente. Ma io credo che lui speri che lo Spezia vinca i 10 undicesimi viene indovinata da Enrico, dai. Quindi ci sta che uno sbaglio ci può essere, no, può essere il suo. Io onestamente l'avevo messo in campo settimana scorsa, ad esempio, perché pensavo che magari il mister, visto la non perfetta prestazione di Granoce a Chiavari, avrebbe magari dato una giornata di riposo a lui e fatto partire all'inizio Francesco. Probabilmente il mister invece non ha voluto insistere perché, insomma, quando un attaccante è abituato in questa categoria a fare tanti gol, poi insomma quello che gli manca poi è ritrovarlo, quel gol, no? Ora che l'ha ritrovato, sinceramente non me la sento di metterlo in panchina, però nello stesso tempo potrebbe essere che si parta, e qui si va nel campo delle ipotesi, che si parta da un, nonostante il mister abbia a disposizione altri giocatori come Marilungo e anche lo stesso Paladino, che si possano adeguare a fare la seconda punta, quindi che giochino meglio con una punta centrale vicino, quindi Francesco con Marilungo o Paladino e Granoce lo stesso. Abbiamo visto anche giocare tranquillamente la coppia Forte Granoce, quindi il mister potrebbe anche, l'abbiamo visto anche nel corso del secondo tempo, dalla fine del primo tempo poi anche sabato scorso, quindi potrebbe essere poi che il mister decida di ripartire con la coppia d'attacco che ha finito la partita. Quindi io ho messo Marilungo, ma come poteva essere l'opzione Paladino se non giocherà trequartista? Io trequartista metto Mastino perché secondo me dopo il bel secondo tempo merita di tornare titolare, perché bisogna dar merito anche a un giocatore quando fa bene. Paladino ha bisogno sicuramente di riprendere ancora la forma migliore, peraltro si è allenato anche un po' a parte precauzionalmente questa settimana, vedremo se sarà al meglio o no. Potrebbe partire di nuovo Mastino dall'inizio. Mastino secondo me rinfrancato dal fatto di fare un po' di panchina. Un po' di panchina fa bene a tutti, no? Quando si sta in panchina non si è contenti. Non troppo, Francesco, no, diglielo, però Enrico, è così. Che, sennò... cioè, quando uno ha voglia di giocare sempre, è giusto, è perché fa parte di un gruppo importante, perché questo ce lo dicono tutti, sono i primi loro a dire che fanno parte di un gruppo
importante quest'anno, quindi non c'è secondo me tra di loro qualcuno che ama stare in panchina, dice tanto chi se ne frega, cioè vorrebbero giocare tutti i titolari, però allo stesso tempo si capisce che quando il mister ti dà l'opportunità di giocare devi dare il 400%. E credo che Mastino, dopo tante partite da titolare, ha perso per un paio di partite il posto da titolare, se abbia provato dando il massimo a riprovare a riprenderselo. Poi non lo so se il mister deciderà di farlo scendere in campo dall'inizio o no, potrebbe esserci il ritorno di Pessina al posto di Maggiore, è una possibilità, ma c'è un ballottaggio tra di loro, poi c'è Mora con Bolzoni e poi la difesa, che dire, la difesa è difficile cambiare qualcosa, no? In una difesa che comunque sta andando bene, dimostra ancora una volta al di là di tutto, nonostante la squadra abbia un po' vacillato nel primo tempo, la difesa ha retto bene, quindi è una difesa che dà delle garanzie ed è giusto continuare a schierarla al completo, se non ci sono ovviamente problemi fisici, con Di Gennaro in porta. Ecco, questo è quello che vedo io al giovedì sera, facendo così l'indovino. Maurizio, secondo te Palladino davanti così? No, secondo me la sua formazione è quasi giusta, ma secondo me Marilungo non lo fa giocare. Quasi giusta. Hai sbagliato uno solo. Marilungo. Ma non è detto, non è detto. Io credo che non sia Marilungo davanti. Secondo me insomma, è stata una sostituzione forte quella di che ha fatto. Ma il segnale lo dà lì. Poi non ci so, se ci fossero state multe e punizioni l'avrebbe detto, l'allenatore ha subito detto no, è una cosa di campo e la teniamo lì e si riparte da zero. Questa è l'interpretazione di Enrico, da casa ci scrive. Bisogna vedere. Poi potrebbe non giocare, ma per i motivi che ho detto prima. Poi bisogna vedere anche, perché noi abbiamo delle difficoltà da esterni, bisogna vedere il mister quando li vede tutti i giorni, sa chi è più in forma, chi meno in forma, quindi... Come sta Francesco Forte? Secondo me gioca forte. Come sta? Come stai? Come stai? Io sto bene, sto bene. Benissimo. Benissimo. Lo certifichiamo anche noi questa sera. Emanuele, candida, lui due messaggi, candida. Il primo di Daniele che, come appunto ha detto Maurizio, dice Marilungo dopo la prova e la reazione al momento del cambio non credo parta da titolare. E poi Bruno che dice difficile per Forte dimostrare appieno le sue doti, dargli fiducia sarebbe un bene, anche sacrificando qualche mito in attacco. Bene, fiducia in Francesco Forte. Più un attaccante casalingo o da trasferta, in base ai gol che hai realizzato in carriera? Ma no, indipendentemente ho segnato in casa e fuori, quindi non è il fattore campo è importante, perché è chiaro che fa piacere, però è chiaro che bisogna sempre farsi trovare pronti, indipendentemente che si giochi in casa o fuori. Maurizio. Per Ferruiso ha sempre delle risposte che... diplomate. Perfetto. Maurizio, ma può essere comunque... Noi ti auguriamo di giocare tante partite da titolare, ci mancherebbe altro. Ma può essere l'arma in più, Francesco Forte, da giocarsi puntualmente nell'ultima mezz'ora? Secondo me potrebbe giocare anche dal primo minuto, perché come dicevo... La prima mezz'ora. Nel primo minuto non basta... e non si farebbe sostituire al 38esimo. La prima mezz'ora è bellissimo. No, secondo me può partire benissimo, ma lo ha già fatto, partire dal primo minuto in diverse circostanze, quindi è un giocatore che può sia subentrare che partire, poi come dicevo prima ha delle caratteristiche diverse dagli altri attaccanti, quindi può fare benissimo sia subentrando che entrando all'inizio, quindi non vedo particolari problemi. Arriviamo al consueto appuntamento con la schedina di Spezia Confidential. Nella precedente schedina Michele Meccherini, presidente della vecchia guardia, centra tre risultati della 25esima giornata di campionato di Serie B. La classifica conferma nelle prime tre posizioni lo Spezia Club Facebook al comando con 16 punti, secondi l'avamposto bianconero e il club Pucciarelli a 15 punti. Pronostica la 26esima giornata del campionato di Serie B, Giuliano Cerasoli del gruppo Bulloni. Cremonese-Bari 1x2, Venezia-Avellino 1, Foggia-Carpi 1x, Cesena-Cittadella 2, Perugia-Palermo x2, Empoli-Parma 1,
Entella Pescara X, Salernitana Provercelli 1, Novara Spezia X2, Frosinone Ascoli 1, Brescia Ternana 1. Francesco, delle 8 squadre che con voi si giocano un posto all'interno dei play-off, qual è secondo te quella più forte o quella fondamentalmente che vi ha impressionato di più da avversaria? Ma io personalmente rispondo con sincerità, Cittadella è la squadra che mi piace molto per come gioca, anche per gli interpreti che ha, un centrocampo che mi piace molto, molto dinamico, una squadra di gamba, c'ha poi due o tre giocatori di qualità, e sono anche giovani, quindi io sarei, presterei un occhio al Cittadella, nonostante poi comunque ci siano squadre importanti che si giocano ai playoff, noi dobbiamo essere bravi, come dicevo prima, partita dopo partita, a dare fastidio e poi non si sa mai. Maurizio, Frosinone, Palermo... No, io non so rispondere. No, no, io ti faccio un'altra domanda. Cioè, Frosinone, Palermo... Non ti ha ancora fatto la domanda. No, pensavo che facessi la domanda. Rispondiamo, Enrico, no. Non so rispondere. Frosinone, Palermo, Empoli e poi ci sono le otto che si giocano i cinque. Guardato la classifica, è facile. No, la domanda è un'altra. Si avvale della facoltà. La domanda è un'altra. Ci sarà anche quest'anno la sorpresa che c'entra la Serie A, dopo Carpi, Crotone e Spal e Benevento? Ma la statistica direbbe di sì, perché c'è sempre stata questa... Però devo dire che io, guardando tutte le squadre che sono venute al picco, poi seguo la trasferta, sempre in televisione, devo dire che le squadre si equivalgono molto, per cui non saprei dire chi potrebbe essere la squadra che ha maggiori chance di avere delle sorprese. Le prime due è abbastanza facile dirla, anzi le prime tre, perché per qualità di gioco e per i punti raccolti, però devo dire che tutte le altre io penso che più o meno si equivalgano, quindi è molto difficile fare dei pronostici. Enrico invece... Risposta da avvocato, lui fa le risposte tutte corrette dagli scherzi. Lui fa le risposte da avvocato. Non lo so. Cioè, non lo so. Adesso mi ci metto io stasera. Qual è la squadra da non affrontare nei playoff? Allora, se arriviamo in playoff. Adesso te lo dico quando finisce il campionato. Adesso, il giorno stesso ti dico la squadra più difficile. Ora è difficile perché siamo di fronte a una serie di situazioni particolari. Guarda il Bari, no? E prende una caterva di gol in due partite, strana, poi sì. Arriva il Frosinone che dovrebbe in teoria fargli rispondi anche tu da avvocato. Non ha risposto neanche Enrico, dai Enrico. No, io sto cercando di analizzare, mi chiedi il momento attuale, io ti analizzo il momento attuale. Nel momento attuale ci sono queste di squadre strane, nonostante abbiano il potenziale... io ti faccio l'esempio del Bari perché è abbastanza eclatante, no? Al di là del fatto che si possa avere problemi in difesa, prendere 7-8 gol in due partite e poi vincere col Frosinone, vuol dire che c'è un po' di la squadra è un po' psicotica. Enrico, cioè, Parma delusione? Ma il Parma, dobbiamo considerare una cosa importante, al di là del fatto che quando tu spendi così tanto anche il pareggio fa incavolare il pubblico, no? Abbiamo visto che c'è stata la contestazione nell'ultima partita in casa, perché anche se fai due pareggi di fila la gente si incavola, no? Perché dice: ma come, abbiamo speso 15 milioni, 12 milioni, 13, non so quanti ne hanno spesi. Però dobbiamo contare anche che hanno avuto per due mesi, nonostante abbiano due attaccanti fortissimi davanti, per due mesi hanno giocato senza. Mi sembra un po' lo Spezia dell'anno scorso, no? Che aveva difficoltà perché si infortunava quello, quell'altro, davanti c'era solo Granoce, Nenè era fuori, è arrivato Zannetti, sì, non giocava. Quest'anno pochi infortuni, quest'anno. Sì, facciamo le cose, insomma, Gilardino. Certamente non è un caso. Gilardino influisce, però anche Amari, che credo che sia un jolly sempre importante, no? Da giocatori che può cambiare la partita. Casualmente sono Amari. Arrivati... Corsa, non ho fatto la preparazione con lo Spezia. Sì, quello sì, però come vedi anche ci sono giocatori che fanno le preparazioni e poi si infortunano lo stesso. Abbiamo squadre che gli mancano 7-8 giocatori, cioè quella secondo me va molta fortuna, quindi non metterei nemmeno di mezzo preparazioni, dottori, questo e quell'altro, anche se il modo di prepararsi dello Spezia, cioè giocando sempre con la palla così, può avere il doppio...
Può essere un'arma a doppio taglio, no? Può essere che giocando spesso magari nella partitella ti puoi far male, però non succede, o almeno succede poco. Francesco, è un modo diverso rispetto agli altri di allenare, così ormai è diffuso da tanti tecnici? Beh, io ti dico, per la mia esperienza lo apprezzo molto, perché ti fa migliorare. È chiaro che è un allenamento importante, perché l'oggetto principale è la palla, quindi più c'è la palla e più noi calciatori siamo contenti, quindi è un metodo che io apprezzo molto e tutti quanti ci mettiamo sempre il massimo impegno. Andiamo con concludere un attimo, perché poi non ho concluso la domanda che mi hai fatto. Scusa. 6 minuti per una risposta, sono capito, troppi, vabbè. Ma perché di là c'era troppo straccio, cioè, quindi, risposta troppo così, e io dovevo analizzare. Va bene, quindi, la conclusione L'analisi della situazione è che siamo partiti dal Bari, siamo arrivati al Parma, ce ne sono ancora 6 o 7 da analizzare. A parte gli scherzi, io credo che ci sia un equilibrio fortissimo, e questo lo vediamo tutti, quindi non è che una risposta di comodo, è la verità. Però ci sono squadre che sulla carta hanno un potenziale che, se dovessero sbloccarsi, ovviamente io parlo di Parma e Bari perché sono quelle che in realtà hanno il potenziale maggiore nel momento in cui dovessero ingranare, e potrebbe anche succedere, perché come sappiamo il campionato si decide poi tra adesso e marzo, che è lì che le squadre, quelle che hanno qualcosa in più, vengono fuori. Potrebbe essere che capiti anche a noi, e ovviamente bisogna prendere tutto con la tranquillità giusta, che devo dire che in grossa parte stiamo prendendo anche come piazza in questa annata, senza quell'isteria forse che c'era nelle annate scorse di dover per forza arrivare all'obiettivo. Però credo che quando sei lì, poi dopo, insomma, quando la fatidica quota 50 sarà sorpassata, allora per forza dovrai guardare a quell'obiettivo, perché sarà l'unico obiettivo che ti rimarrà. Assolutamente. Andiamo con un messaggio, poi prepariamo le vignette. Enrico ci scrive: prima di parlare di playoff pensiamo ad arrivare a 50 punti e poi si vedrà. E va bene, rimaniamo calmi, ma è giusto anche infiammare un po' gli animi dei tifosi, che comunque possono vedere uno Spezia costante nel rendimento, Maurizio, questo dobbiamo dirlo, da qualche mese. Quindi. Sì, diciamo che non c'è stata l'isteria, come diceva prima Enrico, perché l'obiettivo è sempre stato, da parte della società, quello di ottenere la salvezza, a differenza di quello che erano i proclami dell'anno scorso, quindi anche questo ha contribuito a stemperare gli animi. E comunque sia, penso che sia giusto volare basso, sapendo di avere un potenziale di squadra che è in grado di ottenere, una volta raggiunta la salvezza, anche qualcosa di più importante. Noi ce la giochiamo, secondo me, con tutte le squadre. Non siamo la squadra più forte del campionato, naturalmente, però abbiamo la possibilità, il potenziale, la capacità e un allenatore, io torno a dire, secondo me non è un caso che ci siano stati così pochi infortuni, non può essere un caso, non sono in grado di valutare tecnicamente come può essere condotta una preparazione, però certamente in altre annate noi constatavamo che c'erano moltissimi infortuni, quest'anno invece ce ne sono pochissimi e, come veniva detto prima, ha colpito in questo momento due giocatori che non hanno fatto il ritiro e che quindi non hanno seguito tutta la preparazione, quindi ci possono essere degli episodi sfortunati, però il fatto che nel corso dell'anno pochissimi giocatori siano stati infortunati, questo secondo me è sintomatico di una preparazione fatta in un certo modo. Bruno, fai complimenti a Forte. Vignette, Enrico, cosa ci abbiamo stasera? Allora, prima c'è un quiz, c'è la foto di un giocatore e viene chiesto a Francesco se lo conosce. Chi è Francesco? Penso che sia un mio omonimo, perché vedo i guanti, che è il mio omonimo che gioca in porta. Esatto, sì, Roberto ha voluto fare questo quiz perché ha trovato questo. Dove gioca? Omonimo. Si chiama Ora non te. Lo so dove come gioca, quando? Però... È della Casertana, credo. Della Casertana. Ogni tanto si leggo le notizie, Francesco Forte, e dico, mi hanno venduto. Ma... Allora sono io. Va bene, ti ero cambiato ruolo, va bene. Poi c'è una vignetta, adesso Selena non c'è, però come sappiamo Roberto Sardi ha un debole, anche perché assomiglia di più a quella che è stata la conduttrice del Festival di Sanremo. Mi ha messo a gonfiare i fiori.
ti ha messo ad annaffiare i fiori. E tu al posto di Pavarotti. Io non lo so, io sono dietro, non lo so. Io sono dietro, non so cosa faccio. Lui ti ha messo ad annaffiare i fiori, t'arrangi. Fantastico, fantastico Roberto. Dai. Sarà la tua prossima mansione da assessore al comune di Arcola. Annaffiare i fiori. Vabbè, ma è diciamo la vena ambientale. Dai, dai, cioè, basta? Saremo sbarca tra Liguria Sud. No, basta. Ah. Cioè, basta, è meglio. Questa, basta e avanti. Basta. È meglio che finiamo qua perché chissà dove si andava a finire. Quindi. Cerchiamo di chiuderla qui, no, non c'è altro per stasera, ringraziamo come al solito Roberto Sarti per le sue vignette e per l'annaffiatoio. Benissimo, portatile. Gianluca. Grande. Veramente bellissimo l'annaffiatoio. Grazie Roberto. Che ci permette di vivere questa Francesco, serata. Prossimo gol quando? A Novara. E dedicato a chi? Sono scaramantico, quindi. Se segni a Novara... Porti la maglietta Enrico giovedì prossimo. Va bene? Va bene, a fare okay. Fatto. Io ho puntato su di XXXL. No, perché all'inizio dell'anno io mi esprimo, dico punto su un giocatore. È vero, l'anno scorso purtroppo mi è capitato di puntare su un cavallo sbagliato. Le qualità, secondo me, di Haim Baez sono importanti, purtroppo nemmeno a Pescara sembra che riesca, nonostante Zeman qualche volta ultimamente lo faccia giocare, non riesce a dare il meglio di sé. È un giocatore secondo me interessante, che ha tutto per far bene, rapidità, tiro, velocità, però purtroppo non riesce a esprimersi sui suoi livelli. Invece quest'anno devo dire che Francesco sta facendo meglio di Baez, dai, possiamo dirlo, insomma. Borgo Cane, ma non perché è qua, perché è la verità, insomma, Enrico, ha avuto anche meno spazio. Baez l'anno scorso ha fatto 7-8 partite da titolare, una dietro l'altra, e purtroppo non è stato decisivo. Mai, assolutamente. L'anno scorso ci sarebbe servito come il pane un giocatore che là davanti ci desse delle alternative importanti, no? Ha dovuto mettersi a segnare granocce a raffica a un certo punto. Noi speriamo che comincino tutti adesso a risegnare a raffica i nostri attaccanti, ne hanno le qualità per farlo, e quindi credo che sia giunto il momento di ritornare a segnare, no? Avvocato, non me l'appoggia questa avvocato, qua. Non c'è dubbio. Sì, segnano in tanti, ma un bomber da doppia cifra... Questo Spezia non ce l'ha, nonostante abbia grandi attaccanti. Ha tantissimi grandi attaccanti, però secondo me... Si portano via i gol a vicenda. No, ma probabilmente abbiamo poche azioni importanti da gol. Ci sono troppe poche azioni. Quindi puoi avere gli attaccanti più bravi del mondo, ma... Spesso e volentieri però si subiscono pochi gol, quindi 1-0, 1-0. Sono pochi gol, però quando fai molta fatica a trovare delle situazioni pericolose in avanti. Questo non dipende, secondo me, dagli attaccanti, ma da un gioco complessivo di squadra che a volte latita un po' in attacco. Quindi siamo molto forti in difesa e in attacco non riusciamo a creare delle situazioni favorevoli agli attaccanti. Andiamo con gli ultimi messaggi e poi ci salutiamo. Allora, Roberto, in merito alla vignetta, appunto, ricita Hunziker, Baglioni e Favino, quindi in questo caso Ricco, Lazzari e Tinfeno. Prossimo anno ci candidiamo gratis. Io faccio vesticchio. Non vogliamo Favino? Ero Favino no, io? No, Baglioni, ma non cantare. Non cantare. Non vogliamo mamma mia. Se e mi poi, mette a cantare c'è da ridere. Ancora posti per Novara sul Pullman, Cavatorti, prenotazioni presso Bar Lori allo 01 87 50 40 16. Benissimo, tutti a Novara. Anche perché da può... dire un'altra cosa, sì. Rispetto all'attacco, che variano spesso gli interpreti, quindi quando variano gli interpreti è difficile che ci sia poi il bomberone che segna tanto. Cioè, abbiamo tanti interpreti là davanti, sono variate spesso e volentieri le coppie d'attacco. Quando hai così tanti giocatori sarebbe bellissimo poter che tutti ne facessero un certo numero, 8, tutti sicuramente. Vediamo alla fine dell'anno. Fai come la coppia gol che va in doppia cifra, se in 5 fanno 8 gol. Cioè, è questa la realtà poi dei fatti. Tutti utili e nessuno indispensabile. Al di là del fatto delle azioni da gol, che vabbè, lì io sono d'accordo fino a un certo punto, perché insomma ci sono tante partite e abbiamo sbagliato anche tanti gol. E quindi vuol dire che lì ci sei arrivato, solo che ci sta che nel momento
magari soprattutto a inizio anno sicuramente creavamo meno. Ora qualcosa in più sicuramente creiamo. Va bene, ok. Grazie a posto Enrico. Così? A posto così. Possiamo andare a casa? Attento, benissimo. Oh, no, se abbiamo finito. Andiamo. Ciao Enrico e grazie. Grazie a voi, grazie a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, speriamo di commentare una grossa gara a Novara, ma io credo che sia una gara, il Novara non ci attaccherà scoprendosi, secondo me. Maurizio, partita... Non avevamo finito. Da under? Abbiamo finito. No, perché Enrico doveva avere l'ultima parola, quindi partita da under. Assolutamente. Partita da under, cioè da pochi gol. Cioè pochi gol, giochi, non giochi, partita tattica, sono una partita tattica, under, over, non sono in grado di rispondere a questa domanda. No, non lo so, l'avvocato stasera è confuso, Francesco, ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie per essere stato con noi. Grazie, davvero si è dimostrato un ottimo anche sulla poltrona di Telegram. Ottimo bomber. Grazie a tutti e arrivederci a giovedì prossimo. Posso avere l'ultima parola? No, assolutamente no. Arrivederci.